In questi giorni di caldo estivo, Sony cerca di invogliare i suoi giocatori a restare in casa con una nuova serie di promozioni sul PlayStation Store, ricco di offerte davvero interessanti. Districarsi in questi sconti di luglio è davvero difficile, ma noi di EveryEye.it arriviamo in vostro soccorso con una selezione di videogame da non lasciarsi scappare. Come di consueto, ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, per non perdervi neanche un video del canale. L'eccellente titolo di Asobo Studio può essere acquistato a un prezzo scontato di 34,99€. A Plague Tale: Innocence segue le vicende dei fratelli Amicia e Hugo, alle prese con un'avventura ambientata nella Francia medievale, una terra devastata dalla guerra e dalla peste nera. In fuga dall'Inquisizione, circondati da orde di ratti, i due impareranno a fidarsi l'uno dell'altra, lottando contro orrori indescrivibili pur di restare in vita. Il gioco è un action adventure in terza persona che fa della narrazione il suo punto di forza, con una campagna in grado di intrattenere dalle 12 alle 15 ore, tra sessioni stealth e fasi di puzzle solving. Se vi siete persi il nuovo corso della saga degli assassini, prima di passare dalla Grecia di Odyssey, vi consigliamo di fare un salto nell'Egitto di Assassin's Creed Origins, pubblicato nel 2016. In questo capitolo, che segna una maggior vicinanza agli elementi action RPG, la trama prende il via nel 50 a.C. e segue le vicissitudini di Bayek di Siwa, uno degli ultimi Magi rimasti, intenzionata ad annientare un'organizzazione segreta che tiene in scacco l'intero Egitto. Nei suoi panni potrete conoscere personalità del calibro di Cleopatra e Giulio Cesare e soprattutto scoprire alcuni dettagli fondamentali sulla nascita della confraternita degli assassini. Questo open world incredibilmente vasto può aggiungersi alla vostra libreria per 19,99€. Gli amanti del genere vampiresco non dovrebbero lasciarsi sfuggire il titolo sviluppato dai talentuosi ragazzi di Dontnod Entertainment. Vampyr, in sconto a 24,99€, trasporta il giocatore nel 1918, in una Londra messa in ginocchio dall'influenza spagnola. Il protagonista, il dottor Jonathan Reid, è un ematologo di fama internazionale e reduce di guerra, che suo malgrado viene trasformato in una creatura della notte. A causa di questa condizione, durante l'avventura, l'utente è sottoposto a un difficile dubbio: scegliere se aiutare gli sventurati cittadini oppure nutrirsene per acquistare nuovi poteri. L'oscuro action RPG degli autori di Life is Strange offre una direzione artistica eccellente e un comparto narrativo ricco di sfumature morali e sottotrame elaborate. Dopo gli eventi di Yakuza 5, Kazuma Kiryu sogna una vita tranquilla, ma per amore sarà costretta a rientrare in contatto col mondo criminale che si era duramente lasciata alle spalle. Yakuza 6, The Songs of Life, rappresenta la conclusione perfetta della serie e del ciclo narrativo del suo indimenticabile protagonista. Questo titolo è un'evoluzione della saga sotto ogni punto di vista, partendo dal sistema di combattimento ed arrivando fino al nuovo motore grafico, ossia il solidissimo Dragon Engine. Purtroppo qualche piccolo difetto storico del brand e un ridotto numero di boss impedisce a Yakuza 6 di raggiungere la perfezione, ma per un esborso pari a 24,99€ godrete di uno dei migliori capitoli della serie. Pubblicato sul finire del 2015, Mad Max di Avalanche Studios si è rivelato un open world post-apocalittico di tutto rispetto, più che degno dell'altisonante nome che porta. Ambientato dopo i fatti narrati nella pellicola Fury Road, il gioco vede Max costretto a separarsi dalla sua V8 Interceptor dopo uno scontro con uno dei figli di Immortan Joe. Sfuggito miracolosamente alla cattura, conosce lo strambo Chum Bucket, un meccanico che lo aiuterà nella ricerca del bolide perduto. Mad Max è un open world dallo stampo piuttosto classico e, nonostante non riesca a intrattenere il giocatore con assoluta costanza durante l'intera campagna, è ugualmente in grado di garantire molte ore di divertimento, distruzione incontrollata ed esplosioni. Per scorrazzare lungo il deserto, il prezzo del biglietto è di soli 9,99€. Termina qui la nostra lista di consigli per questi saldi di luglio e, come di consueto, vi invitiamo a usare lo spazio dei commenti per segnalare ulteriori sconti presenti sul PlayStation Store.